La puntata di oggi è un altro giorno trasmessa nella giornata di oggi, 8 gennaio 2023. Si è aperta con una sorpresa, se così si può chiamare, per i telespettatori. La conduttrice del programma, Serena Bortone, si è infatti presentata agli occhi dei telespettatori con un'evidente fasciatura alla mano destra. Com'è normale che fosse? Fin da subito la presentatrice romana ha tenuto a tranquillizzare il pubblico a casa riguardo alle sue condizioni di salute. Concretamente non le è successo nulla di grave. Il motivo dietro alla fasciatura non è infatti alcun incidente, alcuna rovinosa caduta. Quando Samuel Peron l'ha interrogata rispetto alla mano fasciata, curioso di sapere cosa fosse successo, la conduttrice ha risposto immediatamente senza troppi problemi dicendo: «Mi sono operata al polso. Questa è l'evoluzione del mio malessere al polso. Un malessere, quello dell'abortone, fino ad oggi tenuto nascosto ai telespettatori, ai quali ancora non era stato rivelato nulla in merito». A questo punto, Crystal Carrisi ha invitato la conduttrice a specificare quando si fosse operata. La risposta è stata, a modo suo, inaspettata. Stamane, ha confermato Serena Bortone, che ha quindi stoicamente deciso di mettersi subito al lavoro in trasmissione senza dover essere costretta a saltare la puntata. Viene dunque da pensare che, alla luce dell'intervento ancora fresco, la fasciatura all'arto di Serena Bortone rimarrà ancora per qualche puntata, o perlomeno fin quando il polso della presentatrice non sarà completamente guarito. La puntata odierna si è aperta nuovamente con un toccante omaggio a Gianluca Vialli, l'ex campione e allenatore scomparso lo scorso 6 gennaio dopo aver lottato a lungo contro un tumore al pancreas.
We'll be right back.